Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. Andiamo a vedere la nota esplicativa previa. Si trova sulla Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium. Quarto punto, parla più specificatamente del Papa. Il collegio, pur esistendo sempre, non per questo permanentemente agisce con azione strettamente collegiale. I vescovi collegialmente esistono sempre, anche se sono separati a migliaia di chilometri. Ma collegialmente non agisce con atto strettamente collegiale se non ad intervalli e col consenso del capo. Quindi i 2200 vescovi sono sempre un collegio dei vescovi. Ma questo collegio agisce collegialmente ad intervalli quando stabilito dal Papa e col consenso, con l'approvazione del Papa di quegli atti promulgati dal collegio. Altrimenti sono solo opinioni personali dei 2200 vescovi o 200 vescovi, quelli che sono. Infatti, l'atto, il quale propriamente compete al capo. Ulteriore precisazione, dovunque appare che si tratta di unione dei vescovi col loro capo e mai di azione dei vescovi indipendentemente dal Papa. Che i vescovi del Nord Europa non si inventino cose nuove. Cosa si intende per collegio? La nozione di collegio? Questa gerarchica comunione di tutti i vescovi col sommo pontefice. E poi segue la nota già vista prima. Senza la comunione gerarchica, l'ufficio sacramentale ontologico dei vescovi, che si deve distinguere dall'aspetto canonico giuridico, quello è un'altra cosa, non può essere esercitato. Quindi un vescovo, per quanto compete gli aspetti giuridici, agisce indipendentemente dal Papa. Ma per tutto ciò che è ontologico, cioè l'essenza del vescovo, è vescovo, il munus, esiste solo quando c'è la comunione gerarchica col Papa. L'estensore è Pericle Felici, il segretario generale del Concilio. Dunque, è il segretario del Papa al Concilio ed è la persona al quale Paolo VI affiderà il Sinodo dei Vescovi Italiani 6-8 mesi dopo il Concilio. Quindi è persona di fiducia di Paolo VI. Come si constata, l'essenziale della religione è assente. Perché alcune affermazioni conclusive nelle costituzioni dogmatiche hanno dovuto addirittura precisare argomenti noti da 19 secoli, ossia da Pietro a Pio XII.
tutto questo concilio è stato una colossale perdita di tempo per l'uomo comune. Trucchi da bullismo infantile. 17 novembre. Viene distribuito ai padri conciliari lo schema rivisto sulla libertà religiosa. Si annuncia che esso sarà votato giovedì 19 novembre. Cioè, la larga maggioranza di Walter Kasper consegna uno schema completamente rivisto da votare appena 2 giorni dopo? La stessa sera si riunisce il CETUS, che è la cosiddetta minoranza tradizionalista, per studiare il nuovo schema. Ci si rende conto che il testo è stato completamente modificato, al punto da subire una vera trasformazione, secondo loro. Cosa fanno però? Il gruppo del CETUS decide di avvalersi dell'articolo 30 del regolamento interno per chiedere di differire il voto fino alla prossima sessione, al fine di avere il tempo per esaminare questa nuova stesura. Cosa si inventano il giorno dopo? 18 novembre, il cardinale Tisserand, capo dei cardinali presidenti, decide di non dar corso alla richiesta del CETUS, ma di porre ai voti l'applicazione dell'articolo 30. Cioè, poiché vuole vincere a tutti i costi, allora vuole votare contro un diritto garantito dal regolamento? E questo l'ha fatto un cardinale, ossia un papabile. Ma poi questi, secondo Kasper, non erano la maggioranza? Che bisogno avrebbero avuto di questa cosa penosa se erano la maggioranza? Forse avevano paura che se qualcuno spiegasse le cose agli altri vescovi sarebbero diventati minoranza? 19 novembre, il giorno dopo ancora. Monsignor Carli, vescovo di Segni e membro del CETUS, ossia dei tradizionalisti, reclama presso il Tribunale Amministrativo del Concilio e spiega che il cardinale Tisserand non può mettere ai voti l'applicazione di un articolo del regolamento. Pochi minuti dopo, il cardinale Tisserand è obbligato a ritirare la sua decisione. Egli annuncia che il nuovo schema sulla libertà religiosa, in quanto sostanzialmente diverso dal primo, necessita di uno studio approfondito, quindi sarà votato nella prossima sessione. Se uno può fare ciò che vuole del regolamento, allora anche tutti possono fare ciò che vogliono. I regolamenti servono per questo. Sempre 19 novembre si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento sulla libertà religiosa. L'aula conciliare entra in subbuglio. I padri americani esplodono in collera. Il cardinal Meyer e 3 suoi compatrioti lanciano subito una petizione perché lo schema sia votato entro la presente sessione. Nella basilica in effervescenza si formano dei gruppi, circolano petizioni. E va bene, ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ma che bel clima da Spirito Santo! Il cardinal Meyer, accompagnato dai cardinali Ritter e Leger, salgono dal Papa e lo supplicano perché si voti. Ma non c'è niente da fare. Il cardinal Döfner, moderatore del giorno, è obbligato a ratificare la dichiarazione che il cardinal Tisserand
aveva già fatto controvoglia. Vescovi degeneri uguale concilio degenerato. Quando si dice l'amore cristiano tra i fratelli. Questa è la prova della degenerazione del concilio, avvenuta perché quando il gatto non c'è, i topi ballano. Ossia, quando il Papa non fa sentire la sua presenza, la base prima si divide e poi si accapiglia. Il concilio ormai è alla terza sessione. Si è ridotto a «Ho ragione io? No, ho ragione io!» Ecco perché nei documenti conciliari è assente l'essenziale della religione. E anche, come dice Casper, in molti punti si dovettero trovare formule di compromesso, in cui, spesso, le posizioni della maggioranza si trovano immediatamente accanto a quelle della minoranza. Così, i testi conciliari hanno in sé un enorme potenziale conflittuale. Aprono la porta a una ricezione selettiva nell'una o nell'altra direzione. Ossia, a causa di due papi deboli, tutte le correnti ideologiche possibili, modernista, liberale, tradizionalista, tradizionalista sarebbe normale, filo protestante, filo comunista e chissà cos'altro ancora, si sono addirittura sviluppate durante ben 3 anni e 2 mesi di lavori, come era prevedibile e come probabilmente era stato previsto da Pio XII, quando ha rinunciato al concilio dopo 3 anni di preparazione esplorativa. Argomento. Di nuovo, i vescovi cattolici, tradizionali più che tradizionalisti, da qualche centinaia fino a 2000. 20 novembre 1964. Diverse centinaia di padri si lamentano col Papa che i loro emendamenti non sono stati presi in considerazione nella revisione dello schema sull'ecumenismo, ossia sul filo protestantesimo. Preoccupato di limitare i voti contrari, Paolo VI esige dal cardinal Bea, che è un filo protestante, che, in vista della revisione dello schema, vengano esaminati 40 emendamenti ritenuti conservatori. I liberali sono furiosi, ma lo schema, così rivisto, viene approvato con 2054 voti contro 64. Ma guarda un po', quando qualche centinaio di retrogradi si presentano con una quarantina di cambiamenti, poi il risultato finale è il 97%. Forse i liberali modernizzatori erano solo i 64 che hanno votato no? O forse molto più probabilmente si sono vergognati delle scorrettezze compiute e anche stavolta si sono nascosti nei voti a favore? I modernisti non rispettano le regole del concilio, non riescono a corrompere l'arbitro, il Papa, e allora non rispettano più nemmeno l'arbitro.